una lencazada che può mi aggiunga il balon. Pulente Cuba libre per i granchi in processione. Comincia l'Happy Hour, la tigre di Malle. E continua il nostro viaggio nella città dei fiori. 54 Network, Luciano Procopio, Marica Torcivia. E adesso è arrivato un altro dei grandi artisti del Festival di Sanremo, ma della musica italiana, Francesco Tricarico. Ciao, un saluto a tutti. Benvenuti in radio. Grazie dell'invito, è un piacere essere qua. Come stai? Bene, bene, voi? Benissimo. Francesco, posso dirti che Luciano ti attendeva da tempi immemorabili? Guarda, dai, io sono Francesco. Non l'aveva detto, se no venivo. Mi ha chiamato. Hai ragione, colpa mia, mea culpa, chiedo venia. E dai tempi di Io sono Francesco, che credo che tu hai incantato l'Italia per la tua semplicità e immediatezza nei testi. Grazie. E nella musica, no? Senti, io penso che con la tua canzone, visto che si è parlato del tricolore, eccetera, eccetera, hai un po' commosso l'Italia, perché in pochi versi hai raccontato la storia italiana, e questa è una cosa bellissima. Mi fa piacere che sia stato, che tu l'abbia sentito. La canzone non è mia, in questo caso io sono un interprete, l'ha scritta Fausto Mesolella, io la interpreto. Devo dire che anch'io, quando me l'ha fatta sentire, ho sentito la stessa cosa. Mi ha emozionato, è una poesia dove in breve si raccontano tanti sacrifici, tante fatiche per arrivare a fare, insomma, la nostra patria, l'Italia. I giornali hanno un po' scritto una furbata di Francesco, però realmente anche le furbate bisogna saperle fare, bisogna saperle raccontare. Se vogliamo parlare di furbata, come hanno scritto i giornali, no? Perché ha detto, vabbè, canta il Tre Colori, visto che ci sono i 150 anni dell'Unità d'Italia, ha presentato questa canzone, così ha intitolato i giornali, sì, fino a qualche giorno fa. Però io dico, no, al di là di questo, però anche le furbate vanno sapute fare. Cosa vuol dire? Uno si innamora, scrive una canzone d'amore, appunto. Allora fa una furbata perché scrive una canzone d'amore. È vero, esatto. Senti, cosa vuol dire tornare a Sanremo dopo tanti anni? Dopo due anni. Due anni, assolutamente. E è sempre bello, perché qui c'è una grande attenzione per la musica, c'è sul palco e dietro il palco ci sono grandi tecnici, grandi musicisti, grande regia, grande attenzione, c'è una grande attenzione appunto per la musica, per cui è sempre una grande emozione, un grande palco, ed è sempre bello essere qua, in un contesto così bello, così. Francesco, durante l'esibizione dell'altra sera con Toto Cutugno, sì, abbiamo assistito ad una scena bellissima. Tu hai iniziato a cantare, quando è arrivato Toto Cutugno, tu un attimo hai fatto un passo indietro, come per lasciare il palcoscenico a Toto Cutugno, per dire vai tu avanti perché sei tu il protagonista. Lui invece poi alla fine ha detto vai Tricarico, prenditi gli applausi perché sono tutti tuoi. Lì è stato Toto Cutugno, una persona eccezionale. Io quando avevo scelto questo brano, l'italiano, che avrei dovuto cantare, l'ho chiamato, gli ho detto guarda, spero di farla bene l'italiano. Lui mi ha detto guarda, non c'è dubbio, tu la farai bene. E vabbè, da lì poi è nata così un'amicizia, e poi è nata l'idea di chiamarlo sul palco, perché è così, l'ho conosciuto, lui è una persona molto generosa, molto intelligente, molto molto umana, molto, e quindi c'è stato questo momento per me molto emozionante, nel senso che ha scritto una canzone che ha dato tanto a tante persone. Io ero piccolo, me la ricordo, nell'82 vincevamo i mondiali, c'era un'atmosfera, altri tempi, altri riti, altre cose, un'Italia, idoli. Altri idoli, sì, un'Italia forse ancora più non so usare l'aggettivo giusto, insomma, e per cui è un grande ricordo, ed è, e il fatto che ci fosse lui mi ha emozionato, insomma. Francesco, io direi è un piacere parlare con te, però vorremmo anche ascoltare la canzone che ovviamente ti hai portato alla 61esima edizione del Festival di Sanremo, sì. Quindi in diretta su Studio 54 le chiacchiere con Francesco Tricarico, ma soprattutto la sua musica Tre Colori. Eccola qui. Mezzaluna cilentana, nebbia padana, soldatini non ne abbiamo più. Tutti pronti sugli attenti, partono i fanti colorati con le giacche blu. Nella nebbia hanno una bandiera verde,
ricorda che la nostra tre colori ha. Tre colori come i fiori, non son per caso. Ta-ta-ra, ta-ra-ta-ra. 50 minuti dopo le 15, Tricarico con Tre Colori. Domanda diretta. È possibile che noi italiani ci rendiamo conto della nostra nazionalità solamente quando qualcuno ce lo fa notare? La nostra appartenenza a questa bandiera che tanto ci ha dato e non che spesso... Non lo so, secondo me noi siamo... Prova a parlare per tutti, lo sappiamo quanto valiamo, no? Però... A volte abbiamo bisogno di sicurezza, che qualcuno ci dia fiducia, che ci dia sicurezza. Per cui forse quello che dici tu è quando qualcuno ce lo dice, ci dà l'input. Ci dà l'input per riconoscerci in qualcosa di, non so, allora noi riconosciamo il nostro valore, se no da soli tendiamo, parlo un po' per me, a perderci, no? A sminuirci. Quindi magari se riuscissimo tutti, no, a darci tutti un po' più di... a sentirci, come dice Moran, più uniti... Stiamo una squadra. Siamo una squadra uniti, sarebbe... forse avremmo tutti più fiducia in noi stessi. Francesco... Perché siamo una nazione di geni, insomma. Siamo la culla dell'arte, della cultura, no? È vero, sì. È vero. Francesco, tu sei un artista a 360 gradi, perché non sei solo un cantante. Ti occupi anche di pittura. Sì, io di... disegno, di dipingo, però per ora quelli sono hobby. Però hai mai pensato di creare, non so, un book dove dipingi le tue canzoni? Cos'è un book? Un libro. Sì. Ma più avanti adesso. Adesso già la musica è già tanto. È già tanto. Sorbentato. A cosa stai lavorando in questo periodo? Adesso esce L'imbarazzo, un disco è uscito il 16, 11 brani, compreso Tre Colori, compreso l'italiano che interpreta, che canta anche una parte dell'italiano nel disco. Ci sono altre 9 canzoni che ho scritto io. Cerco di fare in modo che vada avanti, che cammini, che venga ascoltato, per cui cercherò di farlo sentire. Poi inizierà un tour che però stiamo ancora iniziando a definire come cercare di farlo al meglio, e per cui ora penso a questo. Grazie Francesco Tricarico. Grazie. E complimenti ancora da parte di tutta l'Italia, mi faccio portavoce. Grazie per essere stato, soprattutto in diretta su Studio 54 Network. Grazie. Tricarico. Grazie Francesco, grazie. Tricarico, andiamo avanti con la musica, con le hit, ancora da Sanremo, con tanti altri ospiti e tanta musica. Love, well, love.